Buongiorno Draghi, buongiorno, come state? Spero tutto bene, io sto già mangiando. Io confesso che sto già mangiando, ho preparato i popcorn per questa seconda puntata. E quindi niente, mi vedrete smangiucchiare popcorn perché ho detto, bello guardarsi le puntate, però guardarsi le puntate mangiando qualcosa, quindi fatelo anche voi. Mangiate qualcosa anche voi, popcorn, patatine, gelato, panino con la salamella, quello che volete. Però secondo me aiuta la visione, si guardano meglio le puntate, smangiucchiando. Bando alle ciance. Io sono qua per vedere la seconda puntata della seconda stagione di House of the Dragon. Come sapete, io la sto guardando adesso in anteprima, ma questo video uscirà ovviamente in concomitanza con la puntata, quindi uscirà il martedì dopo la puntata, non usciranno cose in anticipo. Quindi mi vedrete presumibilmente il 24, no, 25. Questo video dovrebbe uscire il 25 di giugno, quindi. Allora, seconda puntata. La prima mi è piaciuta, ma come dicevo l'altra volta, è una puntata di raccordo tra le prime stagioni, cioè tra la prima stagione e la seconda. E quindi molti secondo me la troveranno abbastanza piatta e noiosa, in realtà è di preparazione. Questo episodio dura un po' di più, dura 69 minuti, anche se all'inizio erano segnati 72. Vediamo cosa succede, vediamo se il nostro Daemon arriverà ad Arrenal, vediamo cosa succederà, visto che nella prima puntata Arrenal effettivamente è stato citato sia da Daemon che da Aemond, quindi vedremo forse Alice Rivers? Chi lo sa. Siete pronti? Io sono pronta. Questi ce li ho da bere. Vabbè, bevo l'acqua, dai. A sto giro. Siamo pronti? Cominciamo. Allora, hanno cambiato la sigla, come abbiamo già detto. C'è un arazzo che si compone con tutte le scene della storia dei Targaryen e della storia in realtà anche un po' più in generale. Beh, c'è anche il disastro di Valyria, per esempio. E poi c'è anche la scena, quella del concilio di Arrenal del 101, di cui c'era un fotogramma che è stato ripreso e stato messo nell'arazzo. Questo sicuramente è Campo Rosso Sangue. Queste sono le casate che si inchinano, ai Targaryen. Sì, ci sono Aegon, Rhaenys e Visenya. Questo è Maegor, il concilio, Alicent. Aegon, secondo, Rhaenyra. Sapevo, lo sapevo, lo sapevo. La signora delle pulizie che porta via la coperta intrisa di sangue dopo sangue e formaggio, lo sapevo. Ser Crispino, ci sentiamo in colpa? Stavamo facendo altro? Ok, Aegon è piuttosto arrabbiato, vabbè, è comprensibile. Ma non capisco perché fare a pezzi comunque il modellino di Viserys. Questa è guerra, perché finché tuo fratello ammazza il bambino, no, 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 tutti calmi. Però, se ti fanno fuori un figlio, Aemond, tu dov'eri? Si è accorto che gli hanno giuspato le monete. Ti senti un po' in colpa, Alicent, che stavi facendo altre cose. Vabbè, infatti a me dispiace per Elena, più che altro. Ma fatemi capire, loro pagheranno per questo. Ma vi ricordate cosa avete fatto voi? Dov'eri, Lord Commander? Infatti, hanno beccato sangue. Ecco, con la testa del bambino nel sacco. Ok, qui Otto vuole organizzare il funerale pubblico di Jaehaerys per farlo vedere alla gente, in modo tale che insomma facciano vedere al popolo che cosa ha fatto Rhaenyra, ok? Ma nessuno di Approdo del Re sa che cosa è successo con Luke? Non lo so, boh. Vabbè, fin qui, vedendo i trailer, ci avevamo anche abbastanza preso, nel senso, primo episodio, introduzione, sangue e formaggio, secondo episodio, funerale, con il carro, esatto. Fin qua ci siamo. Ah, lo sapevo che torturavano sangue. Beh, formaggio sarei cavata, lo sappiamo, sangue invece viene fermato ad una delle porte della città con la testa del neonato nel sacco. Ah, lo sapevo, lo sapevo! Lo sapevo che sarebbe arrivato Aegon a fargli del male. Vi ricordate la scena del trailer, quella in cui c'è Aegon che con una mazza fa. Quella. Ci avrei scommesso. Ci avrei messo una mano sul fuoco, però essendo Targaryen conta poco. No, scherzo. Eccolo qua. Rhaenyra voleva Aemond in realtà, però. Cosa vedi, Elena? Che sta ragazza vede cose. E adesso la notizia arriva a Rhaenyra. La faccia di Daemon. It's a lie. Chi è stato? Quindi danno la colpa a Daemon. Scavato subito da Rhaenys. Ecco la scena di Daemon. Ve l'avevo detto che non era quella del banchetto. Non è responsabile. Daemon. Intanto stavo annotando le scritte in alto valeriano sulle pareti di roccia del drago. Bello, mi piace. Quindi sappiamo che Daemon adesso sta raccogliendo eserciti per andare ad Arrenal. Ok.
Bello però questo confronto con Rhaenyra, mi piace, mi è piaciuto. Ok, Rhaenyra manda Bela e Moondancer, danzatore di luna, a volteggiare sopra Prado del Re per capire cosa succede. Va bene, ci sta. Interessante modifica. Oh, Caraxes, finalmente! Ok, quindi Caraxes andrà ad Arrenal, classico. Eccolo qua, Ser Crispino che manderà Arryk da Erryk. Cioè, Arryk a spacciarsi come Erryk. Ah, tu parli di fiducia? Crispino? Veramente? La cappa bianca? La cappa che ti è stata tolta prima da Rhaenyra e poi ti è stata rimessa su da Alicent? Mamma mia, Crispino, Crispino veramente lo detesterete. Secondo me sarà uno dei personaggi più detestati di tutti, perché cioè veramente sta facendo... è un ipocrita dalla testa ai piedi. E adesso Crispino manda Arryk a Dragonstone. Madonna, Crispino! E infatti, Daemon è andato ad Arna, come da piani. Chissà dov'è Lenor? Armstrong lo sappiamo dov'è. Oh, vediamo un po' cosa succede adesso. Questa signorina qua... tutta biotta? Ok. Ah, ci sono un po' di chiappine in giro, ok. Dove siamo? Bordello? Strada della Seta? Via della Seta? Aemond? Ecco dov'era Aemond. Questa non è Alice Rivers, raga. Aspettiamo Arrenal. Fa un po' impressione Aemond mezzo biotto. Mezzo tutto biotto, comunque. Oh, gli dispiace per Luke. Oh, Hugh Martello. Ah, vogliono farci sembrare Hugh Martello più umano? Con la figlia malata? Cercheranno di umanizzarcelo. Ah, sicuro. Cioè, lo stanno già facendo perché ci fanno vedere la figlia. Adam di Hull. E Alin. Che figli sono. Rhaenys comunque è uno dei migliori personaggi. E tra l'altro tra gli attori, tra Steve Toussaint che fa Corlys e Yves Best che fa Rhaenys, c'è un'ottima chimica. Sono proprio belli da vedere, belle le interazioni. Rhaenyra, chi stai studiando? Misaria. Ciao Misaria. Come stai? Un po' sbattutina, eh? Un po'... C'è Rhaenyra che sta girando intorno a Misaria come se fosse un avvoltoio. Te la ricordi adesso. Cioè Misaria scazzatissima. Mood Misaria proprio. Bello, mi sta piacendo Misaria. Bello, mi sta piacendo la sua recitazione. Sto guardando in lingua originale, eh. Ma è mare infuocato? Intanto da Prado del Re impiccano gente a caso. Tutti gli acchiappatopi del regno. Del regno di King's Landing. Ehi, hanno preso anche formaggio. E niente. Carina sta cosa, perché nel libro non si sa che fine abbia fatto e qui gli hanno dato una conclusione. Bravi. Meno male che almeno Otto ha un attimo di testa. Crispino, come al solito, inopportuno. Aegon, va e fa Aegon. Cosa ha fatto se Criston Cole? La faccia di Otto. What? Esatto. What? La faccia di Otto è tutto un programma. Peso questa conversazione tra Otto e Aegon. Ecco, e qua gli toglie la mano. Comunque l'attore che fa Aegon mi piace veramente un sacco. Poi vabbè, Rhys Ifans come Otto è incredibile. Però anche Tom Glencairne è bravo, bravo. Otto, Tywin, tutte persone con dei nipoti delle grandissime teste di... E quindi Rhaenyra libera Misaria. Vediamo cosa succede. Potevano darle una lavata ai vestiti, però, poveretta. Ha visto Arryk! No, torna indietro! Torna indietro! Sì, torna indietro, torna indietro. Aspetta, fermi tutti. Ok, grande Misaria. Se sei tu che vai a fare la spia, vai ad aiutare. Grande Misaria. Se va come penso... Adesso voglio proprio vedere come si svolge la cosa. Che questa c'è nei libri. Voglio proprio vedere cosa fa Misaria. Aspetta, è come il gioco della pallina adesso. Non so più chi è uno e chi è l'altro. Fermi! Ok, Misaria è andata a avvisarlo. Qua mi viene già il magone. Per Erryk, no. Au! Orca miseria se le danno. Mo adesso capire quale è uno e quale è l'altro. Ser Laurent, boh. Qual è Erryk? Vai a capirlo. Ai. Beh, direi che... Quanto mi dispiace. No, povero Erryk. Aspetta. Hanno citato Daeron. Hanno citato Daeron, non ci credo. È un po' tardi però per citare Daeron, potevano farcelo vedere almeno neonato nella prima stagione. Meglio tardi che mai. Ok, qua Otto se ne ritorna a vecchia città.
come da piani. Però Ali sente una parola di conforto per Aegon, qualcosa, non lo so, boh. Ah, beh, non abbiamo smesso con Criston Cole? Ancora lì? Proprio il personaggio più ipocrita di tutta la serie. Va bene. Ah, c'è del BDSM adesso? Vabbè, Alicent con qualche kink, ok. Figuriamoci se non finiva così. E vabbè. Ok, allora, commento caldissimo. Mi è piaciuto molto come hanno reso lo scontro Ser Arryk, anche se in realtà nel libro Eric e Arryk si feriscono sulle scale di una torre e diciamo che si feriscono comunque a vicenda, mortalmente, e quindi in realtà lì Arryk si è praticamente suicidato per il fratello, per la questione che erano comunque sono nati insieme, muoiono insieme, eccetera eccetera. Lo capisco, capisco che abbiano voluto renderla così, ci sta. Mi dispiace perché Arryk mi piaceva come personaggio e bella la scena, bella di tensione. Daemon all'inizio, il discorso che fa, la discussione che ha con Rhaenyra è molto interessante, così come i discorsi tra Otto, la figlia, il nipote. Queste due puntate, queste due prime puntate sono state puntate piene di discorsi, piene di rapporti fra i personaggi che non mi dispiacciono affatto. Nella prima puntata c'è stata forse meno azione, in questa già di più. Abbiamo capito che fine abbia fatto Aemond, che è andato a Donnine Allegre, e abbiamo anche scoperto che evidentemente Aemond si è un po' pentito di quello che ha fatto e tutto sommato gli è dispiaciuto per Luke, però ormai è quello che è successo. Diciamo che lui si sente un po' una povera vittima, mettiamola così. Aegon è arrabbiato, ovviamente non considera Elena. Elena è disperata come madre, non poteva fare altro. Sangue e formaggio hanno seguito la loro storia così come scritta nel libro, perché Sangue viene praticamente torturato e viene beccato prima a una delle porte di uscita di King's Landing, di Approdo del Re, poi viene appunto torturato nelle prigioni, mentre invece di formaggio non se ne sa più niente. E qua ci fanno vedere in realtà che è stato beccato, è stato preso, e ok. Tutto giusto anche il fatto che Otto sia stato licenziato e che Criston Cole sia diventato il nuovo primo cavaliere. Finalmente viene citato Daeron. Io lo so che le persone a casa diranno: ma come Daeron? Ma in che senso? Ma chi è Daeron? Allora, se volete sapere chi è Daeron, andate a vedere il mio video qua che avevo già preparato, pronto per voi. Ma effettivamente non viene citato nella prima stagione. A parer mio avrebbero dovuto almeno metterci una piccola citazione, in modo tale che poi, adesso che viene citato, effettivamente non sia una grande sorpresa. Poi sto pensando altre cose. Allora, Hugh Martello ce l'hanno fatto vedere due volte nella prima e nella seconda puntata, e ci fanno vedere la figlia malata. Quindi ce lo stanno già un po' introducendo in modo diverso, perché Hugh Martello nel libro è proprio un PDM, è quello. E quindi non è proprio un gran simpaticone, anzi, è proprio uno stronzo, per dirla proprio onestamente. Dovremo vedere prima o poi anche Ulf il Bianco. Ah, ci hanno fatto vedere Alin di Ul e Adam di Ul, che sono fratelli, e il drago che c'era e che è svolazzato lì intorno. A questo punto comincio a chiedermi se non sia mare infuocato effettivamente, perché si vedeva poco. Si vedeva da lontano, si vedeva poco. Però potrebbe essere effettivamente, se sono a Driftmark, mare infuocato potrebbe essere rimasto lì. Anche perché non so nella serie dove l'abbiano collocato, quindi io presumo che insomma sia così, ecco. Detto questo, bella, mi è piaciuta. Se alla prima puntata davo come voto 7, a questa qui direi un bel 7,5. Sta crescendo, sì, 7,5, aggiudicato. Ho appena finito di vedere il tutto, quindi ho ancora le idee, ovviamente, un po' per aria, e spero di essermi ricordata di tutto. Vabbè, Criston Cole e Alicent. Criston Cole già era antipatico prima, la questione del mantello, l'ipocrisia più totale, va bene. Ce lo vogliono far odiare come personaggio, ce lo vogliono far odiare. Cosa pensate voi? Fatemi sapere, ovviamente. Come sempre, quindi adesso ci sarà un piccolo stacco e poi ci sarà tutta la spiegazione, ci sarà lo spiegone scena per scena della puntata, in modo tale che si possa commentare un pochino più a freddo, ecco, a bocce ferme, a uova ferme, dai. Va bene, grazie ancora, ci vediamo tra 5 secondi. Ciao!
Draghette e draghetti, buongiorno ed eccomi qui con il secondo episodio di House of the Dragon, intitolato Rhaenyra la Crudele, che ci ricorda un po' il soprannome di Maegor, in effetti. Un regnante piuttosto discutibile. Cominciamo come sempre parlando della sigla. Già la volta scorsa vi ho spiegato scena per scena tutto il razzo, e anche questa volta le immagini che si susseguono sono le stesse della prima puntata. Valyria, sacrifici umani, quella che potrebbe essere Dennis la sognatrice, il disastro, Aegon, Rhaenys e Visenya, campo di fuoco, l'inginocchiamento ai Targaryen, approdo del re, Maegor, Jaehaerys e Alisanne, il concilio del 101 ad Arrenal, Alicent e Rhaenyra, Aegon e Rhaenyra, per poi concludersi con Aemond contro Luke nei fatti di Capotempesta. Il secondo episodio comincia con una scena che avevo correttamente attribuito al post Sangue Formaggio. Un'ancella porta via una coperta insanguinata e diversi membri della corte vengono svegliati dalle guardie, che stanno cercando in lungo e largo i colpevoli della morte di Jaehaerys. Criston Cole si riveste e corre a fare quello che dovrebbe fare, cioè il suo lavoro, mentre Aegon, incollerito, distrugge il modellino di Viserys costruito e intagliato con tanto amore e senza l'ausilio di una stampante 3D. Ah sì, la D sta per Draghi. Comunque, Aegon va fuori di testa mentre i suoi cavalieri, consiglieri, amici cercano di placarlo in qualche modo, senza riuscirci, ovviamente. Aemond, invece, vero obiettivo di Sangue Formaggio, è appena tornato nelle sue stanze da non si sa dove e scopre proprio un passaggio segreto nella sua camera, oltre al fatto che tutte le sue monetine sono sparite dalla mappa, tranne una. Otto informa Alicent che le porte della città sono state chiuse e che i colpevoli pagheranno per questo, mentre Alicent ha un attacco di panico dovuto al senso di colpa per aver cominciato una storia clandestina con Criston Cole. Probabilmente pensa che gli dèi l'abbiano punita per questo. Aegon, incavolato nero, si chiede dove fossero tutti i membri del concilio, mentre il figlio veniva assassinato, in particolare dove fosse Criston Cole, anche perché vi ricordo che in effetti è preciso compito della Guardia Reale proteggere il re e soprattutto il suo erede. E Cole dice che era a dormire e aveva disposto la guardia notturna, ma noi non vediamo nessuno a fare guardia ad Elena e ai suoi figli nella prima puntata, quindi di che guardia parla? Ed ecco perché tutta quella questione della Torre della Gioia legata a Rhaegar, vi ricordate? Cosa ci facevano tre uomini della Guardia Reale a guardia di Lyanna Stark, tra cui anche Geralt Hightower, Lord Comandante? La motivazione è proprio questa, che la Guardia Reale deve proteggere il re e i suoi eredi. Comunque, Aegon comincia a spaccare cose in vendo contro Rhaenyra, che secondo lui se la ghigna da Roccia del Drago, quando in quel momento arriva Larys Strong, che dice che hanno catturato una delle cappe dorate, che tentava di fuggire dalla Porta degli Dei con la testa del principino nella sacca. Otto, dall'alto della sua saggezza strategica, suggerisce che debba essere condotto un funerale pubblico, in mezzo al popolino, e che Alicent ed Elena debbano partecipare e farsi vedere addolorate dalla gente, così che il popolo empatizzi con le anime più pure della corona, e che chiunque sia stato effettivamente il mandante, non importa, bisognerà dare la colpa a Rhaenyra, in modo tale che la gente di approdo del re cominci a detestarla. A questo punto Aegon comincia a piangere, ma in effetti vorrei capire, è il vero dolore di un padre che perde un figlio che ama, oppure è solo la rabbia per aver perso il proprio erede al trono, senza che minimamente se l'aspettasse? Nella scena successiva vediamo Elena sotto shock, con una coperta in mano, che sta ripensando al figlioletto, mentre sua madre Alicent cerca di parlare di quello che la figlia ha visto la sera prima in camera sua, ma Elena non ne vuole assolutamente parlare e cambia discorso. Dopodiché vediamo le immagini di Alicent ed Elena sedute su un carro dietro il corpo di Jaehaerys, accompagnate da una processione di soldati a cavallo e a piedi, ma Elena è in pieno attacco di panico. Alicent se ne accorge e cerca di tranquillizzarla. Intanto Sangue, catturato e in cella, confessa di essere stato pagato da Daemon Targaryen e di aver agito insieme a un acchiappatopi, di cui però non conosce il nome. Ed è in quel momento che arriva Aegon, che comincia a prenderlo a mazzate, letteralmente. E anche qui ci avevamo preso per quanto riguarda il trailer. Nel frattempo, a Roccia del Drago arriva un messaggio in cui si racconta ciò che è successo. Viene data la colpa a Rhaenyra e ci fanno sapere che è stata sparsa questa voce di colpevolezza in varie parti del regno. Vediamo poi inquadrato Daemon. In quel frame di cui vi parlavo quando vi dicevo che non mi tornava che potesse essere a Roccia del Drago durante un certo banchetto. E infatti, arriva da qui. Comunque fa sorridere perché mentre Lord Celtigar, Maestro Gerardis e Ser Broom sono in panico, Daemon è l'unico tranquillone. Chissà perché. E infatti, occhio lungo Rhaenys se ne accorge come, sgamato prima di subito. E alla fine se ne accorge anche
anche Rhaenyra. Nella scena successiva vediamo Daemon e Rhaenyra nelle stanze private discutere di quello che è successo. E Rhaenyra chiede esplicitamente cosa ha dato a Sangue e Formaggio come istruzioni, in caso non avessero trovato Aemond. Daemon cerca di difendersi, dicendo che non ha dato ai due, Sangue e Formaggio, istruzioni sul far fuori nessun bambino, ma Rhaenyra non gli crede, dicendo che così ha indebolito la sua pretesa al trono, e da lì comincia tutta una litigata fatta di cose rinfacciate. Dal fatto che Viserys abbia nominato Rhaenyra come suo erede solo perché aveva paura di Daemon, al fatto che no, non è che avesse paura, e che non si fidava di lui, e così via. A quel punto Daemon se ne va da Roccia del Drago, prende il suo drago Caraxes e parte per Arrenal, da solo. Dopo aver discusso con Daemon, Rhaenyra parla con Bela, chiedendole di pattugliare i cieli con Moondancer, per assicurarsi che non arrivino strane sorprese da approdo del re. E mentre Criston Cole osserva degli uomini che smontano e portano via il lettino di Jaehaerys, in parallelo Rhaenyra gioca con Viserys e il piccolo Aegon a Roccia del Drago. Il giorno dopo, Cole prima sembra pentito di essere stato impegnato con la regina, poi con passo da Umarell medievale attacca briga con Ser Arryk, lamentandosi con lui che il suo mantello bianco è insozzato, ma ovviamente parla per frustrazione, visto che il suo di mantello è molto più zozzo di quanto dia a vedere. Anzi, non il mantello, la coscienza. A quel punto cominciano le ripicche su dove fosse uno o dove fosse l'altro. Così Cole decide di mandare Arryk dal gemello in una missione rischiosa a Roccia del Drago, facendosi passare per lui e cercando di uccidere Rhaenyra. E Arryk, che deve fare? Gli dice pure di sì. C'è poi una breve conversazione in cui Jace e Bela parlano dei loro padri e vengono citati anche Laenor e Ser Arwen Strong. Scena molto carina. Cambio scena, bordello, nel senso di un vero bordello, non bordello casino, cioè sì, quello. Donnine allegre ovunque e scopriamo dove fosse effettivamente finito Aemond la notte dell'uccisione di Jaehaerys. Era proprio qui, con la signora che abbiamo già visto nella 1x09, da cui Cole e Aemond vanno a chiedere info su dove sia finito Aegon, prima della sua incoronazione. Pare che sia diventato un cliente fisso e che si confidi con la signora, parlando di tutto ciò che gli frulla per la testa. Persino del fatto che abbia perso la pazienza con Luke nel giorno in cui l'ha ucciso, pentendosi della cosa e dispiacendosene. Dopodiché, approdo del re, casa di Hugh Martello. La moglie prepara qualcosa da mangiare, mentre la figlia malata tossisce a letto. Hugh è andato a chiedere ad Aegon di essere pagato per potersi permettere delle cure. Con i commerci bloccati dai Velaryon, soprattutto la popolazione sta soffrendo la fame e la povera gente muore di inedia. Intanto, a Driftmark, Adam di Hull va a trovare suo fratello Alin, che non vedeva da diverso tempo, e i due hanno una conversazione interessante, perché già si nasconde un occhiolino a eventi futuri, fateci caso. Cambio scena, Corris a letto con Rhaenys che parlano. I due discutono di Daemon e del suo carattere, del fatto che la corona sia passata anche sopra la testa di Rhaenys, che ricordiamolo, viene soprannominata la regina che non fu, e che ora, dopo la morte di Viserys, è comunque tutto in pericolo, ma lei e Meleys non lasceranno la regina vacillare. Intanto, Rhaenyra studia. Se guardate bene le illustrazioni del libro che ha in mano, si vedono Aegon, Rhaenys e Visenya, e successivamente Visenya sul suo drago Vagar, con una spada in mano. Mentre sta studiando storia, arriva Missaria, e le due hanno una conversazione interessante su chi sia lei e quale parte abbia avuto nell'omicidio di Jaehaerys. E ora, la larva bianca vuole vendicarsi contro gli Hightower, che le hanno bruciato casa. E torniamo a Driftmark, dove Adam vede in cielo quello che a me sembra proprio essere mare infuocato, il drago che fu di Laenor e che ora volteggia solitario e senza cavaliere, con lo stesso interesse che avrei io se avessi un drago davanti. Approdo del re. Alle mura della città vengono impiccati tutti gli acchiappatopi e un uomo di passaggio, Ulf Bianco, chiede ad una donna cosa sia successo. Fra questi c'è anche Formaggio. E mentre dei valletti portano via dalle stanze del re i residui del modellino di Viserys distrutto, arriva Otto di gran carriera in vendo contro Aegon, che ha deciso di far impiccare tutti gli acchiappatopi della città, solo per riuscire a beccarne uno. Così adesso le persone in strada inveiscono contro la corona. E Otto è ovviamente arrabbiato perché non è stato consultato. Peggio ancora si sente Otto quando scopre che Criston Cole ha agito senza dire niente a nessuno e ha mandato Ser Arryk a uccidere Rhaenyra. Ma ad Aegon non interessa la dignità, solo la vendetta. A quel punto la frittata è fatta e Otto viene licenziato. Aegon decide di nominare come suo primo cavaliere Criston Cole al posto del nonno, che dice al nipote che se ne pentirà e che gli fa capire che il fatto che lui sia arrivato al trono non è stato proprio volere di Viserys. Intanto, a Roccia del Drago, Rhaenyra mantiene la parola data a Missaria da Daemon e la lascia andare verso Pentos. Ed è proprio durante la strada per il porto di Roccia del Drago che la larva bianca vede qualcosa di strano. Riconosce Ser Arryk e decide di fare qualcosa in merito. Ser Arryk, infiltrandosi nel castello sotto le mentite spoglie di suo fratello, che poi mentite mica tanto visto che è vestito da guardia reale, cioè
dovrebbe notarsi particolarmente, no? Passa indisturbato, fino ad arrivare alle stanze private di Rhaenyra, che si sta preparando per andare a dormire. Ad un certo punto, Arryk irrompe nella stanza di Rhaenyra, ma subito dopo arriva Ser Eric, avvisato da Missaria. E Linda, l'ancella della regina, corre a chiamare Ser Laurent Marbrand, che arriva poco dopo. Ed è qui che i due gemelli cominciano a combattere fra loro. Arryk per uccidere Rhaenyra, Eric in sua difesa. Nonostante Arryk riesca a uccidere Arryk, deciderà di porre fine anche alla sua stessa vita, dato il forte legame col fratello. Moriranno praticamente insieme, così come hanno sempre vissuto, sotto gli occhi di una Rhaenyra scioccata. A questo punto, trauma più, trauma meno, povera Rhaenyra. Cambio scena, approdo del re, torre del primo cavaliere. Otto parla male di Cole e del nipote, mentre è a colloquio con sua figlia Alicent, dicendo che il ragazzo deve essere tenuto sotto controllo e che anche Criston Cole è pericoloso da questo punto di vista, perché non sono capaci di ragionare sul lungo termine, ma si accontentano della vendetta spicciola. Secondo Alicent, però, Aegon è ancora malleabile e a questo punto dovrà occuparsene lei mentre Otto torna a vecchia città. E qui, finalmente, abbiamo una citazione ad Aeron. Otto ricorda sua figlia che ha ancora un altro figlio a vecchia città che accoglierà le sue istruzioni in modo più attento e adeguato degli altri. Ma Alicent consiglia al padre di andare a chiedere aiuto ai Tyrell prima di tornare a vecchia città. Oh, comunque Alicent quando viene citato Aeron non fa un plissé, eh? Pazzesco. Manco una mezza espressione di ah, è vero, avevo un figlio ancora in giro che non mi ricordavo. Vabbè. Subito dopo Alicent va da Aegon, ma lo trova da solo, piangente, e non fa nulla per tranquillizzarlo o calmarlo. Non una parola. Anzi, tornata in camera sua, amoreggia selvaggiamente con Criston Cole, subito dopo averlo preso un po' a schiaffoni. Boh, vabbè, contenti loro. E comunque è già la seconda puntata su due che finisce con Cole e Alicent che fanno cose. Basta, eh. Conclusioni. Eccomi qui, come sempre, eccovi i miei pensieri sparsi su alcuni personaggi e vicende di questa puntata. Ulf Bianco e Hugo Martello. Ulf ce lo fanno vedere, di sfuggita, mentre si incuriosisce per gli acchiappatopi appesi fuori dalla Fortezza Rossa. Non lo chiamano per nome, non dice granché e sparisce subito dopo. Vedremo come lo introdurranno. Nel frattempo, Hugo Martello è alle prese con la figlia malata e anche qui vedremo come cambieranno le cose in corsa. In questo caso specifico, quello di Hugo, è chiaro come stiano cercando di farci empatizzare con lui, anche se, come vi ho sempre detto, Hugh non è questo gran personaggio positivo, però vediamo. Daeron. Finalmente qualcuno in questa stramaledetta famiglia disfunzionale si ricorda che esiste pure il quarto ragazzino. Cioè, se lo ricorda Otto, perché in realtà Alicent fa orecchie da mercante, e invece di parlare di lui preferisce dire al padre che deve andare a bussare alla porta dei Tyrell, invece di andare dritto a vecchia città. Pronto, Alicent? Comunque, se volete saperne di più su Daeron, trovate tutte le info in questo video qui in alto a destra. Ora però, parliamoci chiaro. Chi non ha letto il libro, e non sa chi sia giustamente Daeron, si lamenterà, perché dai, non può inserire un altro figlio di Alicent a questo punto della storia, non avendolo mai fatto vedere prima, nemmeno da neonato. Non è mai stato invitato alle cene di famiglia, né alle risse dove vengono cavati occhi, né altrove. E no, non regge la scusa che è stato mandato a fare da paggio a vecchia città presso gli altri Hightower. Io sono sicura che in molti si lamenteranno e diranno che questo personaggio avrebbero dovuto inserirlo prima. E hanno pure ragione. Adam e Alin. Con Mare Infuocato che volteggia nei cieli sopra la testa di Adam di Ul, ci hanno fatto un enorme occhiolino. E anche con una certa frase che dice il giovane al fratello Alin, il quale lo zittisce subito dopo. Voi che dite? Vi sono piaciuti questi due? Ah, piccola curiosità. Abubakar Salim, cioè l'attore che interpreta Alin di Hul, come vi dicevo settimana scorsa, è colui che ha prestato voce ed estetica a Bayek di Siwa, di Assassin's Creed Origins, che amo la follia. Ma sapete che il doppiatore italiano di Bayek, invece, che è Ruggero Andreozzi, doppia Corlys Velaryon? Eh sì, fateci caso. Rhaenys e Corlys. Come sempre, belle le loro interazioni, in cui parlano di come Daemon fatichi a digerire il fatto di non essere diventato re dopo suo fratello Viserys, e questa cosa gli provochi non poco fastidio. Per fortuna Rhaenyra potrà sempre contare su Rhaenys e Meleys, uno dei draghi più belli dei Sette Regni, soprannominata la Regina Rossa. Tra l'altro, occhio lungo Rhaenys, è la più furba del circondario, ed è la prima che sgama Daemon, l'unico serafico al tavolo, mentre a inizio puntata si parla di infanticidio. Otto Hightower. Fossi in lui, avrei chiesto un aumento di stipendio alla corona, perché fare il primo cavaliere ed essere contemporaneamente il nonno di Aegon è un impegno gravoso e stressante. Non solo Aegon fa quello che gli pare e sembra una pallina impazzita, ma rischia di mettere a repentaglio tutto il lavoro di contenimento e strategia portato avanti da Otto e dal concilio ristretto, per cercare di ottenere il massimo da una situazione come quella attuale. Insomma, c'è un momento in cui Otto sospira, prima che gli venga tolta la spilla da primo cavaliere, che ho trovato veramente divertente, perché ha un'espressione in cui è troppo facile immedesimarsi. Probabilmente se il lunedì mattina avesse una faccia, sarebbe quella di Aegon, e la nostra sarebbe quella
quella di Otto, stanco e stufo di tutto e tutti. Eamond. Eamond che si pente? Sul serio? E lo racconta a una meretrice in un bordello? Ok che in lei cerchi sicuramente una figura materna che gli voglia bene, cosa che evidentemente non è riuscita a fare Alicent. Però abbi pazienza, Eamond. Il primo a trattarti come uno strambo e un cretino non è stato Luke. È sempre stato tuo fratello Aegon, vorrei ricordare, eh? Quello che ti prendeva in giro nella fossa del drago, col maiale con le ali, ricordi? Era tuo fratello. I tuoi nipoti barra cugini erano più piccoli e gli andavano solo dietro. Però vedi tu, se pensi che un occhio equivalga a una vita, complimenti per la tua scala valoriale. E comunque, a me, la scena di lui tutto ignudo in posizione fetale ha fatto un po' impressione. Mi ha ricordato Voldemort alla stazione di King's Cross. A voi no? Rhaenyra e Daemon. Argomento spinoso e molto difficile da trattare. Allora, non ho amato nella prima stagione il fatto che Daemon diventi aggressivo con Rhaenyra e che le metta le mani al collo. In questa seconda puntata non succede per un pelo, però vediamo che ha avuto la stessa tentazione di farlo. Ora, in Fire and Blood non si parla di maltrattamenti o di violenza, ma è anche vero che non abbiamo... fra i due intendo. Ma è anche vero che non abbiamo un narratore onnisciente. Di conseguenza tutto ciò che c'è scritto nel libro e di cui veniamo a conoscenza può essere considerato come parziale. Quindi ci può rimanere il dubbio. Tra l'altro, sulla discussione che hanno Rhaenyra e Daemon vorrei soffermarmi un attimo, perché non è una scena facile da commentare, anzi l'ho apprezzata moltissimo. Allora, lei non vuole passare per una che trucida gli innocenti, vuole Eamond perché è il colpevole diretto della morte di Luke e ha ragione, lo capisco. Rhaenyra chiede a Daemon se è stato lui a mandare dei sicari a uccidere Jaehaerys, ma Daemon si difende dicendo che le sue istruzioni erano chiare, quindi non si può imputare a lui l'errore, perché ribadisce che fosse effettivamente un errore. Il problema è che secondo Rhaenyra questa azione ha indebolito la sua reputazione, anche con il suo stesso concilio nero. Ribadisce che non si fida del tutto di lui, ma che si sente uno strumento in mano sua perché in realtà lui è ancora arrabbiato per non essere diventato re. A quel punto Daemon le dice che sta raccogliendo le forze per conquistare Arrenal in suo nome e che è stato lui a incoronarla. Quindi sì, lui le è fedele. Da lì nasce una discussione su Viserys. Secondo Rhaenyra, Viserys non si fidava di Daemon, mentre secondo Daemon, Viserys aveva paura di lui. Ora, diciamo che hanno ragione entrambi. Rhaenyra dubita di Daemon, come penso farebbe chiunque, mentre Daemon sta cercando di dare un'accelerata alla guerra, che comunque è inevitabile a questo punto. Rispetto al libro, ho come l'impressione che vogliano un pochino nerfare Rhaenyra, che vogliano toglierle il peso della colpa per certe decisioni, anche crudeli, e riversare tutto su Daemon, in modo tale che ci sia un unico capro espiatorio. Il rischio è però quello che lui passi per un marito invidioso del potere della moglie, e crudele, cosa che onestamente non ho letto fra le righe nel libro, però potrei pure sbagliarmi. Bisognerebbe chiedere a Martin di spiegarci due o tre cosette, anche perché alla fin fine dietro tutto questo c'è sempre lui, che ne è l'autore. Comunque, in Fire and Blood ci viene detto che nonostante la morte di Luke, Rhaenyra era restia ad attaccare a Prodo del Re, in quanto non voleva passare per una sterminatrice di consanguinei, e fosse di fatto riluttante nel mettere a repentaglio la vita dei figli che le restavano. Ma andando a rileggere bene il libro, non ci sono riferimenti all'uccisione di Jaehaerys dopo Sangue e Formaggio e a come lei l'abbia presa. Anzi, non scrivendo proprio nulla in proposito, io do abbastanza per scontato che fossero tutti d'accordo, no? Voglio dire, Eamond ha ucciso Luke e in questa puntata Eamond dice che è stato un errore e che se ne è pentito. Del resto anche nel libro ci rimane il dubbio sull'intenzionalità. Però è come se nessuno volesse davvero prendersi la responsabilità per le proprie azioni o di quelle dei parenti. Ecco, forse solo Aegon, che vuole morta Rhaenyra e lo vuole dal giorno 1, è coerente, sia nel libro che nella serie. Almeno, appunto, è coerente con se stesso, perché in Fire and Blood sia Otto che Alicent si disperano e inveiscono contro Eamond per aver ucciso Luke quando lui torna da Capotempesta. Mentre qui Otto è piuttosto tiepido sulla colpa da dare al nipote, mentre Alicent lo giustifica. Ma quando mai? Alicent piange e Otto gli dà del deficiente, in sostanza. Anzi, da dopo la morte di Luke, la danza dei draghi diventerà un bagno di sangue per entrambe le parti, desiderose di vendicare i propri morti. Ah, ho una piccola previsione da fare su Rhaenyra. Dopo l'aggressione subita da Ser Arryk, e unendo le scene in cui cerca informazioni sui tre conquistatori e in particolare la vediamo che guarda la pagina su Visenya, ho come l'impressione che vedremo Rhaenyra più decisa a combattere, forse anche fisicamente. Poi, non lo so, idea mia. Arryk e Arryk. Lo ammetto, il 7,5 che do a questa puntata lo voglio dare alla vicenda dei gemelli, e ammetto che mi è dispiaciuto di più per Arryk e Arryk che per la questione sangue e formaggio. Nel libro i due gemelli si uccidono a vicenda, proclamandosi per sempre
sempre amore fraterno. Mentre qui Eric, volendo, potrebbe sopravvivere, ma preferisce morire insieme al gemello, con cui ha passato tutta la vita. Lo capisco. Però, c'è un però, com'è possibile che Eric sia riuscito ad arrivare a Roccia del Drago vestito da membro della Guardia Reale e nessuno si sia accorto di nulla? L'armatura è piuttosto riconoscibile e infatti nel libro inizialmente viene detto che si traveste da semplice pescatore per non destare sospetti. Poi però, qualche riga dopo, viene detto che si fece ammettere a Roccia del Drago senza difficoltà, con armatura e cappa bianca. A sto giro sono un po' confusa pure io. Per fortuna che c'era Misaria a questo punto. Ecco, questa piccola modifica l'ho gradita, che sia stata lei a salvare Rhaenyra. Sangue e formaggio. Non lo so, forse conoscendo così bene i libri di Martin, ormai sono diventata immune a certe cose. O forse, avendole lette tante volte, non mi stupiscono più. Ma la vicenda di Sangue e formaggio non mi ha turbata particolarmente. Sì, ci hanno fatto sentire dei rumori un po' inquietanti di ossa tagliate, non hanno fatto vedere nulla per i motivi che vi ho spiegato settimana scorsa, relativi al fatto che bisogna stare particolarmente attenti coi bambini attori, evitando di turbarli in scene particolarmente forti. Oltre a ciò, a me la reazione di Elena è piaciuta e l'ho trovata credibile. In molti speravano che urlasse come nel libro, ma già rispetto al libro lo stesso personaggio di Elena è differente. La Elena della serie ha una sensibilità diversa e lo vediamo anche nell'attacco di panico durante il funerale. Poi, potrà piacere o meno, ma continuo a pensare che Pia Saban, o Fia Saban, sia stata a dir poco eccezionale nella sua recitazione, anche senza bisogno di urla. Tra l'altro, in uno dei commenti della scorsa settimana sotto il video, mi avete giustamente fatto riflettere su una cosa, ovvero che nella scena di Sangue e formaggio, mancando Maelor, cioè il terzo figlioletto di Aegon ed Elena, si crea un enorme problema per Aegon, ovvero non ha più eredi maschi e non può legittimare Gera come suo erede, altrimenti starebbe in un certo senso dando ragione a Rhaenyra sulla sua eredità. Però nella sigla della prima stagione, come abbiamo già visto, la terza linea di sangue c'era, era presente. Che Elena rimanga incinta nelle prossime puntate e partorisca successivamente Maelor? Onestamente non so proprio cosa pensare. Condal è un super fan di Martin e del libro, spero e penso che abbia ragionato sulle conseguenze del non inserire Maelor come personaggio, o che facciano qualcosa in merito. Altra cosa, molti si sono giustamente lamentati della scena del cagnolino di formaggio preso a calci. Ecco, anche l'attore Mark Stobart ci tiene a far sapere a tutti che nessun cagnolino è stato realmente maltrattato, si trattava di CGI. Non che ci fosse bisogno di spiegarlo, non credo proprio che HBO avvalli la violenza sugli animali, ma con il fandom che c'è in giro, non si sa mai. Poi, ho visto che molti si sono lamentati del fatto che Sangue e formaggio siano riusciti a entrare facilmente nella Fortezza Rossa. Ma nel libro è proprio spiegato il motivo. Formaggio, essendo un acchiappatopi, a parte che poteva avere libero accesso a gran parte della Fortezza Rossa, ma poi si è servito dei cunicoli fatti costruire da Maegor, che conosceva benissimo. In aggiunta, sarebbe toccato a Cole stare a guardia dell'erede del re, o ad altre guardie poste da lui. Ma dov'era Cole invece? Dove erano queste fantomatiche guardie che non abbiamo visto? Cole era a letto con la regina madre, ecco perché la porta era sguarnita. Altra piccola cosa, a voi non ha fatto strano che nella prima puntata Elena sia entrata di corsa nella stanza di Alicent e la porta fosse aperta e nemmeno sprangata? Cioè tu, Alicent, stai facendo le cosacce zozze con Cole di nascosto sneaky sneaky e non chiudi nemmeno la porta? Questo è un errore da principianti però, Alicent e Cole. Ma a voi piacciono? Cioè, vi piace come storia? Vi sembra plausibile? Perché effettivamente nel libro si racconta che dopo la fase Rhaenyra, Cole è diventato devoto ad Alicent, ma non si è mai parlato di storie o inciuci. Qui hanno deciso di prendere questa strada. Ok, lo capisco. E onestamente non ne sono neanche rimasta stupita più di tanto. Diciamo che a me non fa né caldo né freddo, ma concludere due puntate su due con loro che amoreggiano selvaggiamente mi pare anche troppo, no? E comunque, Cole ha mandato Ser Arryk al massacro pensando di fare una cosa intelligente e invece no. Vi giuro, Cole è uno dei personaggi che detesto maggiormente insieme ad Alicent. Non ce la faccio proprio, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Alicent e Cole... No, no, no. Ma soprattutto Cole, no. Ah, altra cosa, nei commenti mi è stata segnalata un'altra cosa piuttosto buffa che non avevo notato. PS, non mandatemi i link perché su YouTube li blocca in automatico pensando che siano spam brutti. Quindi piuttosto scrivetemi cosa volete farmi vedere che poi vado a controllare io direttamente, come in questo caso. Dicevo, mi hanno segnalato, relativamente alla mia ipotesi che i valiriani fossero mezzo ibridati coi draghi, da lì la loro capacità di domarli, che oltre agli arazzi allegri che si trovano in tutta la Fortezza Rossa con Targaryen abbastanza ammucchiati fra loro, ci siano anche degli arazzi in cui non solo ci sono uomini e donne che fanno attività fisica, ma ci sono anche compresi i draghi. Sì,
Questa proprio non l'avevo notata e ammetto di aver riso per mezz'ora quando l'ho scoperta. Vabbè, ditemi che ne pensate. Comunque per me questa puntata è da 7,5, in gran parte per la vicenda di Eric e Harrick, che ho particolarmente apprezzato. Per ora comunque è tutto, ma prima di salutarvi ho un appello da farvi. Allora, guardare film e serie TV dovrebbe essere un piacere per tutti, no? Ora, siccome nella vita ognuno di noi ha già abbastanza rotture di scatole e cose serie a cui pensare, mi piacerebbe che questo fosse un momento di svago in cui si parla, ci si confronta su qualcosa che ci appassiona tutti, ma sempre civilmente e coi dovuti toni. Anche perché, fino a prova contraria, stiamo parlando di una serie TV, non di salvare vite. Quindi, è vero che ognuno di noi ha un'opinione soggettiva delle varie puntate, ed è sacrosanto che sia così, ma lo scambio di opinioni deve avvenire sempre nei limiti della buona educazione. Comunque, se volete commentare, come sempre fatelo qui sotto, io come sempre cercherò di leggervi tutti, o almeno ci provo. Ci vediamo settimana prossima, come sempre grazie, e Dracarys!